Mi trovo in compagnia di Claudio Composti delle MC2 Gallery. Ciao Claudio. Ciao Carla. Eccoci. Allora, desideravo intanto sapere dove si trova adesso la tua galleria e se ci racconti anche qual è il genere che sviluppate nella vostra ricerca sulle fotografie. Certo, allora la galleria adesso ha due sedi, una è sempre a Milano in via Lulli 5 dove condividiamo lo spazio con N Contemporary, come facevamo prima nella vecchia sede. E abbiamo spostato la sede col mio socio Vincenzo Maccarone in Montenegro, dove abbiamo un'altra sede che è, diciamo, l'headquarter. Siamo specializzati ormai in fotografia da 10 anni, anche se stiamo per tornare a utilizzare anche artisti e lavorare con artisti che fanno anche pittura o installazioni. Ecco, la foto, uno dei fotografi che sono stati scelti è Justine Schallings, la quale è una fotografa di Amsterdam, che proprio perché di Amsterdam naturalmente ha negli occhi tutta la tradizione della pittura olandese. Infatti le sue foto, che in un qualche modo possono ricordare i dipinti di Vermeer, però interpretati in una veste contemporanea. Esattamente. Dici come interpreta il fiammingo nel contemporaneo? Hai detto benissimo, richiama tutta la tradizione olandese del ritratto con questa capacità di rendere contemporaneo grazie alla collaborazione con designer, fashion designer e trucco parrucco che ricrea con dei set studiatissimi, soprattutto sulle luci, per ricreare quell'effetto antico ma con un tocco contemporaneo, giocando sulla mimesi della fotografia con la pittura, e quindi ci si chiede sempre se sia un dipinto o una fotografia. Ecco, queste foto che dimensioni hanno? Vanno da dimensioni, diciamo, intorno ai 60-90 fino al 150x120 più o meno, e a un range di prezzi, per darti un'idea, tra i 3-4 mila fino ai 7 mila delle grandi. Benissimo. L'altra fotografia è di Noé Sendas, che è un fotografo invece di Bruxelles, il quale caratterizza le sue immagini in bianco e nero, mettendo, diciamo, insieme, guardandole, viene in mente un ready-made alla Duchamp, e nello stesso tempo però si percepisce qualcosa di strano, di surreale, Certo. fuori dal normale. Come le realizza? Allora, lui in realtà riutilizza, come dici tu, delle fotografie o delle immagini prese da libri o cartoline che riassembla a volte anche in collage, quindi è già in quello che si definisce post-fotografia, perché lui non scatta, ma riutilizza immagini già esistenti, spesso anni 20, 30, quindi molto classiche. Lavorando molto sugli archetipi e sulle immagini che ricordano sempre qualcosa di inconscio e si legano a qualcosa di non solo estetico, ma anche molto psicologico, diciamo, e quindi riesce sempre a toccare delle corde molto profonde di chi guarda queste opere. Ecco, e queste che prezzo hanno? Queste partono intorno ai 1000 euro più o meno, 1500, sono spesso dei pezzi unici, ovviamente se sono dei collage, fino ai 5-6 mila euro, dipende dalle dimensioni e da come è composto l'opera. Ecco, lui è un fotografo già quotato, già conosciuto, È già importante. internazionale, sta facendo adesso una mostra in un museo in Portogallo che è finita recentemente, proprio appena prima di questo lockdown che abbiamo subito, insomma. Quindi è già un artista internazionale, sia in fiere internazionali che italiane, dove lo portiamo noi. Sì, è già quotato, Sì, ecco. è già in collezioni anche importanti. Collezioni importanti. E invece una new entry, diciamo, di cui adesso ci interessa sapere, perché i giovani, naturalmente, le nuove promesse, possiamo chiamarle così, Certo. è Vittoria Gerardi, la quale ha solo 24 anni, è complessa. Nella semplicità e nel, chiamiamolo, candore, bisogna avere qualcuno però che ce la faccia apprezzare spiegando qual è la sua nuova sperimentazione. Come sono? Certo. Cosa fa? Allora, Vittoria fa una ricerca molto matura rispetto alla sua giovane età, e lei è partita addirittura a 19 anni, e anche lei, come Sendas, è in quell'ambito di artisti che utilizza la fotografia, per quanto lei sia davvero fotografa, nel senso anche etimologico, perché usa la pellicola e scatta e stampa lei in camera oscura, quindi con una grande maestria. Ed è arrivata nelle ultime opere, tipo i cubi di gesso che possiamo vedere, in questa ricerca su Pompei,
a unire scultura e vedrete questa sottile linea nera che in realtà è una fotografia che lei ha scattato a Pompei, ha stampato in camera oscura e ha immerso nel gesso liquido prima che si solidificasse. Quindi lavorando sempre sul concetto di svelamento, di velamento, di copertura, esattamente come è successo a Pompei con la lava che ha coperto e con l'archeologia siamo andati a scoprire una storia nascosta. Ecco, e lei pur essendo giovane, su che prezzi la si può acquistare? Anche lei parte da 900-1000 euro fino ai 7-8000 euro delle grandi stampe che fa lei pezzi unici. Ecco, pezzi unici, quindi questo è anche molto importante. Sì. Allora, grazie infinite. Una cosa che vorrei dire è che tutti sempre i vostri fotografi, e da anni che seguo la vostra galleria e conosco i lavori, sono sempre fotografi molto intriganti, che hanno sempre un progetto, una storia, molto non solo nuovi, ma che bisogna andarli a scoprire in qualche modo, ma nello stesso certo. tempo hanno un fascino incredibile le proprie foto. E quindi sicuramente chi avrà voglia di vedere anche tutta la galleria delle fotografie della galleria MC2 Gallery, sicuramente non perdere il suo tempo perché vale veramente la pena. Grazie mille, gentilissima. Grazie, a presto. Ciao a voi, ciao. Ciao.